a Fedriga. Noi abbiamo, lo vediamo anche dai giornali, diciamo, più di area di centrodestra, per esempio è addirittura l'apertura del Tempo, consegniamoci a Mario Draghi, ma sappiamo che è una posizione della Lega, di Giorgetti, eccetera. C'è un elemento anche curioso però di grande affidamento, così speranza nella figura di Mario Draghi da parte di una forza politica non precisamente europeista. Le chiedo che cosa, se, diciamo, se l'auspicio è questo anche per lei di un governo diverso in una seconda fase, in una fase di ricostruzione con Draghi? Glielo chiedo Guarda, sì, esplicitamente. io non rispondo esplicitamente, semplicemente perché oggi, ovviamente, Ma come potrebbe Presidente di essere Regione, un mi mix sto. di voci. Scusa, ho sentito, mi scusi. Oggi. Chiedo No, no, scusa, prego. si figuri. Oggi noi ci stiamo occupando, ovviamente, in prima linea come governatori dell'emergenza sanitaria. Quello che posso dire con chiarezza, e non penso di poter essere smentito, è che la figura di Mario Draghi non è che piaccia a uno o l'altra forza politica. La figura di Mario Draghi è una figura sicuramente che ha una credibilità internazionale, una capacità di confronto anche con altri paesi, con la governance di altri paesi, con la governance di istituzioni internazionali che penso pochi al mondo abbiano. E questo ovviamente può essere elemento di garanzia per tutelare gli interessi di un paese. Poi voglio sottolineare che la Lega non è che sia una forza anti-europeista, è una forza contro il modello europeo che si è prefigurato fino ad oggi, in cui oggi stesso vediamo tutte le sue mancanze e tutte le sue fragilità. E finito questo momento di emergenza sanitaria, io credo che qualcuno dovrebbe porsi le domande rispetto alla criminalizzazione fatta alla Lega quando contestava questo modello europeo. Perché io oggi non penso sia il caso. Però penso sarà il caso di ricordare gli attacchi, il cordone sanitario fatto a livello di Parlamento europeo e alla Lega. Penso che dovremmo ricordare l'emarginazione politica confinata a chi semplicemente era critico verso un modello che oggi si sta dimostrando fallimentare. E il fallimento, se mi permette di concludere, è dato anche dalle parole di Olanda, e lei ricordava giustamente, della Germania, che vuol dire che in un momento di crisi non si rendono conto del dramma che rischiano di vivere i cittadini europei, di tutti i paesi europei, e qualcuno ancora dice no, ma Ci ci sono le regole torniamo del MES. su Qua siamo questo al. tema, ci torniamo dopo la pubblicità. Pubblicità.